Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Quest'oggi siamo in un post commentary in quanto non mi ha registrato l'audio del video e quindi dovrò per forza farvi un video in questo modo. Allora, oggi ci troviamo nelle build battle di Hypixel. Il tema era bambino, quindi dovevo fare un neonato, insomma, un baby. E quindi cosa mi è venuto in mente? Di fare un bambino che stava gattonando. Inizialmente fare le zampette non era stato molto semplice perché non avevo idea di come farle ed era un po' complicato, però successivamente un'idea mi è venuta, anche se poi successivamente l'ho modificato. Dopo aver fatto le zampette dovevo ovviamente fare il pannolino che non era tanto facile da fare perché doveva ricoprire tutto il sedere, ma alla fine ce l'ho fatta e è stato anche abbastanza carino, per così dire, è uscito anche abbastanza bene. Dopo il pannolino, ovviamente, una cosa molto importante era il resto del corpo. E che era un po' più difficile da fare in quanto non avevo per niente idea di come farlo, se farlo più cicciotto oppure no. Però dopo un po' ci ho ripensato e non l'ho fatto più cicciotto. Quindi, poi, una volta fatto quello, bisognava fare anche la testa. Solo che non avevo anche qui tantissime idee di come farla. Alla fine, però, mi è venuto ed era particolarmente carino, dai. Poi ho provato un pochettino a migliorare le gambe, ma senza successo. E tranne qualche minuto più tardi, quando mi accorgo di poterle modificare in un modo forse un po' più carino. Devo dire che è stato veramente qualcosa di veramente bello. Dopodiché mi sono detto, dobbiamo fare gli occhi. Perfetto, li facciamo neri, prendiamo quello a destra e quello a sinistra e vediamo un pochettino che cosa esce. Beh, così era più carino. Dopodiché mi sono detto, però la testa così non è un granché. Quindi, perché non farlo tridimensionale? Ed eccola qua. Una testa tridimensionale che era molto più carina. Una volta fatto ciò ho deciso di creare un'altra cosa, ovvero un giocattolo, perché come sappiamo i bambini piccoli tendono molto a giocare. E quindi ho deciso di creare una palla. Dopodiché c'è stato il momento delle votazioni, non sapevo bene che cosa votare, ma vi lascio il video e vi lascio godere tutto quello che ho votato. Alla fine, ragazzi, però, tada! Questo è quello che è successo. Ho vinto io! Non riuscivo ancora a crederci, però sono riuscito a vincere. È stato anche, devo dire, abbastanza semplice, dai. Nella seconda partita invece dovevamo fare un tornado. Un tornado, ovviamente, come sappiamo, parte dalla radice, fin sotto, insomma, e poi si va a diciamo, a diramare un pochettino qua a destra e a sinistra. Quindi cosa ho pensato? Prima faccio una casetta, la faccio un pochettino mezza distrutta, con qualche blocco che vola dentro al tornado. Successivamente mi sono detto, facciamo già il tornado, ovviamente, partendo sempre dalla base con tre colori diversi di vetro ho fatto. Ed è uscito anche veramente molto bene. E subito dopo mi sono detto: ma faccio pure qualche albero qua e là. Però un albero più vicino al tornado che deve essere più attirato verso il tornado. E quindi con i blocchi che volano verso il tornado. Alla fine il risultato è stato questo. E devo dire che non mi è dispiaciuto affatto. Questo è stato il momento delle votazioni. Ovviamente vi farò vedere tutte quante le votazioni. Ci vediamo direttamente alla fine. Sfortunatamente alla fine non ho vinto, ma ho fatto secondo per ben 4 punti. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se questo video, lasciate un commento. Un video al canale se non ancora siete iscritti. In un prossimo video, ciao ragazzi!